13 dicembre 1931. Probabilmente a tantissimi di voi la data ed il calciatore apparsi sull'istantanea non vi dicono assolutamente nulla. Invece quel giorno e quel giocatore hanno rappresentato uno sliding door leggendario per il mondo del calcio, in quanto il 13 dicembre del 1931, grazie ad un guizzo del marchigiano Renato Cesarini, la nazionale italiana si impose sull'Ungheria al 90esimo. E da quel preciso momento nacque la storica locuzione, che per anni è entrata direttamente nell'immaginario collettivo, nella cronaca del giornalismo sportivo italiano e soprattutto nel linguaggio comune degli appassionati di calcio, perché ancora oggi saltuariamente è adottata in occasione di una marcatura che giunge al 90esimo, ovvero il gol in zona Cesarini. Furono solo 11 le presenze che ragazzo di Senigallia collezionò in maglia azzurra, ma gli bastarono per battezzare un termine epocale e diventare a sua insaputa una leggenda. Le sensazioni di un gol decisivo realizzato allo scadere sono sempre le stesse e diventano meravigliose quando sono il corollario di incredibili rimonte o regalano un pareggio a un successo fondamentale magari insperato. Ma attenzione, la stessa valenza emozionale ma in senso negativo può averla anche un errore in zona Cesarini, che probabilmente è ancor più impattante per l'atleta che fallisce l'occasione importante, perché il subbuglio emozionale che sprigiona è molto più pesante e difficile da digerire per le fallimentari conseguenze che può comportare, sia a livello personale che di squadra. Nella storia del Catanzaro, targato stagione 1987-88, furono proprio un errore ed una rete fuori tempo massimo a cambiare completamente il destino dei calabresi e a rovinare un cammino praticamente perfetto. Nonostante non sia stata centrata la promozione in Serie A, fu un'annata da applausi quella della squadra giallorossa, guidata dal baffuto Vincenzo Guerini. Ed assolutamente soddisfacente, perché se si pensa al cammino percorso da una matricola, quindi da una squadra neopromossa dalla C1 che ha fatto sentire il fiato sul collo a corazzate come Udinese, Bologna, Lecce e Lazio fino alla fine, c'è solo veramente da applaudire. Però a distanza di 40 anni, ancora oggi, se si va a Catanzaro e viene riportato alla mente quel torneo, la maggior parte dei tifosi ribolle di rabbia, in quanto i supporter più datati che hanno vissuto in prima persona quel torneo sostengono ancora oggi con fervore che quello non fu il campionato dei rimpianti, ma bensì quello dei sospetti e degli imbrogli, in quanto in base ad alcuni episodi accaduti nel corso di quella stagione ci sarebbero fin troppi indizi probatori relativamente al fatto che a un certo momento del torneo tutto venne manipolato a regola d'arte dai poteri forti per favorire la Lazio, che era reduce dalla miracolosa salvezza dei meno 9 che le aveva consentito di disputare e vincere lo spareggio contro il Campobasso e di scongiurare quindi la retrocessione in C1. La frangia calabrese ancora oggi è certa che soprattutto quello che accadde contro la Lazio fu confezionato per danneggiare la scheggia impazzita a Catanzaro, una vera sorpresa di quel campionato e diretta concorrente dei capitolini per l'ultima posizione disponibile per il salto di categoria. È chiaro che con questo riflesso filmato non ci si vuole schierare assolutamente né da una parte né dall'altra, perché ognuno è libero di farsi la propria idea ed è anche corretto rispettare il pensiero di tutti. Questa è semplicemente una cronistoria della stagione 1987-88, un campionato cadetto in cui una delle grandi protagoniste indiscusse, anche se non tagliò il traguardo finale, fu proprio il Catanzaro di Vincenzo Guerini. L'avventura della matricola catanzarese, appena promossa dalla C1, prende il via il 13 settembre 1987 allo stadio Ceravolo, dove i giallorossi iniziano il loro cammino contro il Brescia. Termina 0-0, come la seconda giornata al Grezzar in casa della Triestina una settimana dopo. L'uomo più rappresentativo della rosa catanzarese è sicuramente Massimo Palanca, detto piedino di fata, perché calzava scarpe numero 37. Fu definito dall'iconico autorevole giornalista Sandro Ciotti uno dei migliori sinistri d'Europa. L'attaccante, soprannominato anche l'imperatore, divenne famoso per la sensibilità con cui il suo mancino accarezzava il pallone, che
che venne esaltato ulteriormente quando una domenica del 1979 segnò una tripletta all'Olimpico di Roma contro i giallorossi ed il primo autografo venne vidimato direttamente da calcio d'angolo. Una prodezza che ripeterà parecchie volte in carriera e diventerà il suo marchio di fabbrica, il gol alla palanca. Da quel pomeriggio il baffuto calciatore venne ribattezzato dai tifosi catanzaresi Orei, perché con le dovute proporzioni i supporter giallorossi lo consideravano indiscutibilmente il loro Pelé. Palanca, con la casacca dei calabresi, si costruì un percorso notevole ed importante, collezionando dal 1974 al 1981 205 presenze e 70 reti, di cui 37 in Serie A, e ancora oggi il suo score non è stato superato da nessun calciatore del Catanzaro. In seguito tentò il grande salto, giocando nel Napoli nell'era pre-maradoniana, ma principalmente una serie di vicissitudini e problemi ambientali non gli permisero di esprimersi ai suoi livelli, tanto che il mondo del calcio si dimenticò molto presto di lui. Nonostante il suo talento, finì addirittura a giocare in Serie C2 a Foligno. Tornò a Catanzaro nel 1986, a casa sua, a 33 anni, e lì ritrovò lo smalto dei tempi migliori. Trascinò la squadra a suon di magie prima in B e ad un passo dalla Serie A, come vedremo. È proprio Rey, nel match contro il Messina alla terza giornata, il 27 settembre 1987 al Ceravolo, a sbloccare la situazione di stallo su rigore, segnando la prima rete dell'annata del Catanzaro e del suo personalissimo score. Il bis del suo gemello Buongiorni su punizione consente al team di Guerini di mettere in cassaforte il primo successo della stagione. Dopo lo 0-0 in casa del Genoa, i giallorossi conquistano un filotto di vittorie. Travolgono il Parma di Zeman e Callisto Tanzi per 3-1 la quinta giornata. Sono Borrello, Chiarella e Rossi gli eroi del pomeriggio al Ceravolo. Nel sesto turno, grazie a Palanca, che va a bersaglio con una doppietta, portano a casa il successo da Bari, mentre alla settima, sempre in terra pugliese, questa volta in quel di Taranto, è l'esperto Nicolini con una stoccata dalla distanza a consentire alla sua squadra di collocarsi in testa alla classifica assieme all'altra neopromossa, il Padova. La matricola terribile non sfrutta i due turni interni all'ottava e nona giornata. Prima pareggia sfortunatamente per 1-1 contro la San Benedettese, in quanto, dopo i gol di Buongiorni e Mandelli, coglie una clamorosa traversa con una punizione ciclonica di Palanca a pochi minuti dal termine, che grida vendetta. Successivamente manca l'appuntamento importante, quando si trova di fronte il Bologna di Gigi Maifredi, squadra accreditata al salto in massima serie. La battuta d'arresto non provoca nessun dramma in quel di Catanzaro, del resto la prodezza inventata dal felsineo Stringara parla da sola. Ma il rammarico resta principalmente per un gol annullato a Palanca, apparso il più regolare quando la partita era sullo 0-1. Nonostante la circostanza sfavorevole, poco dopo Rey pareggerà direttamente dal dischetto, mandando a riposo le due squadre con una situazione di perfetto equilibrio. Ma nella ripresa l'esperienza di una compagine consolidata come quella emiliana prevarrà sui calabresi. Dopo il penalty fallito da Fabio Poli, che non supera un attento Zunico, i ragazzi di Guerini subiranno un doppio passivo, firmato dal difensore Claudio Ottoni e dallo stesso Poli, che riscatterà il precedente errore dagli 11 metri. Sempre dal dischetto, a pochi minuti dal fischio conclusivo, sarà ancora Palanca a mettere la sfera alle spalle di Nedo Cusin. Il big match della nona va in archivio così, e la giornata si chiude con il team bolognese che diventa solitaria capolista proprio a discapito dei giallorossi. L'avventura dei calabresi comunque prosegue in maniera assolutamente soddisfacente, la squadra è sempre a ridosso delle zone nobili della classifica e in quel di Catanzaro si comincia a sognare. Dopo la sconfitta sul neutro di Como contro la Cremonese, che si impone solo unicamente grazie ad un'invenzione del genio grigiorosso Alviero Chiorri, i calabresi vincono contro un'altra nobile decaduta, l'Udinese, sul neutro di Nocera Inferiore. L'1-0 è firmato da un guizzo del possente Chiarella, che regala il terzo posto in classifica al team di Guerini, che nel turno seguente però viene condannato alla sconfitta per 1-0 da Fermanelli, nello scontro diretto contro il Padova disputato nello storico Silvia Piani. Ma il Catanzaro rialza immediatamente la testa al Ceravolo. Sempre con il minimo scarto, questa volta i catanzaresi sorpassano l'Arezzo. In una fase delicata del torneo, Palanca si carica la squadra sulle spalle ed è una sua prodezza a risolvere la pratica contro i toscani. È il 6 dicembre 1987, sarà l'ultimo gol di quell'anno solare del Catanzaro. Nelle successive 6 gare, all'interno delle quali ci saranno degli scontri diretti per la promozione, anche questo lungo digiuno sottoporta del reparto offensivo giallorosso a posteriori risulterà un fattore determinante che comprometterà il salto in massima serie. Dopo la sconfitta per 4-0 nella tana dell'Atalanta, dove Palanca fallirà un calcio di rigore, e lo 0-0 casalingo contro il Piacenza, si chiude il girone d'andata e la situazione in classifica per il Catanzaro è assolutamente ottimale
e coincide con il quinto posto in condominio con Lecce e Lazio, ad un solo punto dalla zona promozione. Non male per una matricola che era partita con delle velleità di salvezza. Il girone di ritorno per il Catanzaro si apre in quel di Brescia e finalmente i calabresi si sbloccano nuovamente a livello realizzativo dopo quasi due mesi. A Rigamonti, nel corso dell'1-1 del 7 febbraio del 1988, alla rete di Mariani risponde l'attaccante Chiarella, che segna per l'ultima volta con la maglia dei calabresi, in quanto un paio di settimane più avanti, a causa di un bruttissimo incidente stradale in cui rimarrà coinvolto, non sarà più disponibile per tutto il resto della stagione. Alla seconda giornata di ritorno il calendario propose Catanzaro-Triestina. Quel giorno lì andò in scena al Ceravolo uno dei drammi sportivi più commoventi che si siano mai visti all'interno di un campo di calcio. Palanca sbagliò al 90esimo sullo 0-0 un calcio di rigore e dopo l'errore crollò a terra e svenne per il dispiacere. Quando si riprese era agitatissimo, in lacrime, e tutto il pubblico lo applaudì perché si rese conto che quel malore era stato generato unicamente dal grande amore che l'imperatore nutriva nei confronti della sua gente e della maglia che indossava. E Orei non si dava pace per non aver fatto il suo dovere da attaccante, ovvero il gol, e di aver deluso sia gli spettatori e i suoi compagni di squadra non realizzando quel penalty che era decisivo. Non c'è alcun dubbio che quello di Palanca fu un vero e proprio atto d'amore e la gente lo capì immediatamente. La vita è assolutamente incredibile perché a volte sembra quasi che si diverta e lo faccia apposta, perché tutto questo scenario si materializzò proprio il 14 febbraio del 1988, il giorno della festa degli innamorati, il giorno di San Valentino. E a ricordare quel pomeriggio e tutta la dinamica di quei momenti, in parte anche drammatici, è uno dei due protagonisti che ha vissuto in prima persona quegli istanti da spettatore privilegiato, il capitano triestino di allora, il difensore Maurizio Costantini. Oggi sono a parlarvi di un episodio che mi ha visto protagonista coinvolto 35 anni fa abbondanti, ed è un Catanzaro-Triestina di cui si ricorda soprattutto quell'ultimo minuto in cui io andai in porta e Palanca sbagliò il calcio di rigore. Chiaro che fu un episodio eclatante per mille motivi, ci fu un rigore ancora oggi secondo me generoso concesso dall'arbitro Bailo di Novi Ligure, grandi proteste, Gandini che andò a protestare, abituato com'era a masticare la gomma, parlando in maniera concitata gli partì la gomma e da dietro per l'assistente sembrò uno sputo che poi a Gandini costò 8 mesi di squalifica, ridotti poi a 11 giornate. In quel concitato finale chiaramente lo schiaffo di Ferrari a Gandini per l'episodio, io andai in porta, è chiaro che era una cosa che mi piaceva fare durante le partitelle in allenamento e non ci pensai due volte. La scelta era tra me e Papais, che era l'altro che in quel momento si era proposto. Ricordo che io avevo marcato Palanca e in tutta la partita effettivamente non riuscì a fare grandi cose e arrivare a quel momento sicuramente per me non avevo nulla da perdere, per lui chiaramente c'era una pressione enorme, il Catanzaro era tra le prime in classifica in quel momento e quando Gandini mi passò la maglia enorme tra le altre cose con dei guanti che non indossai perché effettivamente erano improponibili per le mie mani, e dissi solo a Palanca in quel momento sono riuscito a non farti far gol, non ti faccio far gol neanche adesso. Chiaro che era una lotta psicologica tra me e lui, la cosa funzionò anche perché lui tirò in maniera incredibile, molto forte, invece di piazzarla colpì il palo e la partita finì in quel momento. Per noi fu un punto importante in una stagione tra l'altro molto disgraziata. Comunque ricordo questo episodio come un momento bello, un momento
importante di una stagione che poi per noi finì male. A fine partita cercai di incontrare Palanca che svenne, ma non riuscii perché mi dicevano che era sotto l'attenzione dei sanitari, per cui purtroppo da quella volta non ci siamo più incontrati, però mi farebbe piacere. Comunque è un episodio bello di storia, di calcio, di vita, tra dei protagonisti che sicuramente hanno dato tutto quello che avevano per le loro squadre. Purtroppo anche questo errore a conti fatti peserà enormemente nell'economia del campionato dei giallorossi, unito ovviamente ad altre situazioni che verranno analizzate tra poco. Dopo la trasferta di Messina, dalla quale i calabresi escono sconfitti per 1-0, finalmente nell'impegno interno contro il Genoa, a distanza di 3 mesi dall'ultima volta, il Catanzaro riconquista un successo al Ceravolo. Il 2-0 in mezzo al diluvio universale è griffato da Cascione di testa e da Massimo Palanca di destro, lui che è un sinistro puro. È la domenica della risurrezione, in quanto il team di Guerini da quel pomeriggio riparte alla grandissima e mette in cassaforte altri 4 risultati utili consecutivi, i pareggi contro Parma e Bari e le vittorie di San Benedetto del Tronto e Taranto. La classifica è assolutamente soddisfacente, in quanto i giallorossi con Lazio e Bari formano il terzetto alla quinta posizione, che dista solamente un punto dal duo cremonese Lecce, che occupano assieme il terzo e il quarto posto, gli ultimi utili per il salto in Serie A. 10 aprile 1988, il calendario propone un crocevia importantissimo per i calabresi, la sfida con la capolista Bologna al Dallara, un match che profuma sicuramente di Serie A. Di fronte al fresco campione olimpico Alberto Tomba, tifosissimo rossoblù, le due squadre regalano un grande spettacolo e chiudono il primo tempo sull'1-1, maturato dopo le reti dell'Emiliano Marocchi e del giallorosso Bongiorni, il cui TikTok con Palanca è straordinario. Il catanzarese di piatto inventa un pallonetto beffardo che non lascia scampo a Cusin. Nel secondo tempo la sfida regala un episodio assurdo, unico nel suo genere, dove senza alcun dubbio la parte lesa è la squadra catanzarese, perché le immagini non lasciano margini a nessuna interpretazione. Al 12° del secondo tempo viene annullato a Palanca per fuorigioco un gol che invece era regolare. L'errore dell'assistente Marchiano, in quanto Orei parte nettamente dietro la linea della palla. Ma ammesso e non concesso che nel dubbio possa capitare sia giustificabile una svista da parte del guardaline, quel che accade poco dopo è veramente dell'inverosimile e non ci sono scusanti che tengano. Rossi, colui che ha fornito l'assist a Palanca, è stato travolto in uscita da Cusin e ha bisogno di cure. L'attaccante catanzarese rimane a terra dolorante e nel frattempo viene consentito l'ingresso in campo al massaggiatore e al medico del Catanzaro, che effettuano le cure del caso. Il gioco è fermo ed attorno all'arbitro si forma un capannello di giocatori in maglia bianca che protestano e chiedono le delucidazioni del caso. Nel frattempo il medico dei calabresi esce dal campo ed i calciatori del Bologna improvvisamente riprendono il gioco e vanno in gol con Marronaro. Che si tratti di una rete irregolare non c'è alcun dubbio, in quanto non si capisce come sia possibile che con il massaggiatore ancora in campo e con un calciatore a terra che sta ricevendo i soccorsi sia stata consentita la ripresa della partita. Ma soprattutto non si comprende come un fischietto esperto come Luigi Agnolin di Bassano del Grappa, tra l'altro arbitro internazionale, abbia ritenuto che tutto ciò che è accaduto si sia svolto regolarmente, visto che il punteggio cambia ed il tabellino indica 2-1 per il Bologna. Il meritato pareggio di Palanca a pochi minuti dal termine rappresenta per tutto il contesto catanzarese il minimo sindacale per il torto subito. Questo episodio non passerà in secondo piano e parecchi giornali di allora sottolineeranno l'accaduto. Il Guerin Sportivo, autorevole settimanale, in maniera satirica e pungente, boccerà l'operato del direttore di gara. Luigi Agnolin, arbitro, non si è accorto che il massaggiatore del Catanzaro era ancora in campo a curare Rossi e quindi ha convalidato il gol di Marronaro. Colpa del masseur, se fosse entrato con l'ambulanza a sirene spiegate. Nonostante la rabbia in corpo, i giallorossi si rimboccano le maniche e a testa bassa proseguono la loro rincorsa verso la Serie A. Dopo gli 0-0 con Cremonese ed Udinese, il campionato impara a conoscere un giovane attaccante, il 24enne Antonio Soda, che sarà un grande protagonista del finale di stagione giallorosso. Alla 31esima giornata, con una tripletta, disintegra il Padova e, oltre a tagliar fuori completamente i Veneti dalla lotta a promozione,
permette al Catanzaro di agganciare in classifica Cremonese e Lazio 36 punti. Mancano 7 giornate al termine della stagione e 2 turni per lo scontro diretto tra il Catanzaro e la Lazio. Alla 32esima Palanca e compagni giocano una brutta partita ad Arezzo. I toscani, praticamente in Serie C, con onore mettono i bastoni tra le ruote alla squadra di Guerini, che giunge nello stadio aretino nervosa ed inconcludente. Finisce 0-0, un mezzo stop che non ci voleva, proprio alla vigilia del match contro i capitolini, che nel frattempo hanno superato 1-0 il Genoa, portandosi a più 1 sui calabresi. Si arriva quindi al big match della 33esima, con la classifica che recita Lazio 38, Catanzaro 37. In uno stadio ceravolo stracolmo fino all'inverosimile, i giallorossi disputano una partita eccellente e nel secondo tempo raccolgono il frutto dei loro sforzi. All'inizio della ripresa ci pensa l'uomo del momento Antonio Soda ad accendere l'entusiasmo del popolo catanzarese, sfruttando con opportunismo e scaltrezza un maligno angolo di Palanca. Gli ospiti sull'1-0 si gettano in avanti, ma i locali tengono testa al blasonato avversario. Il fattaccio giunge fuori tempo massimo. Al 92esimo Monelli, con una prodezza, supera Zunico e permette ai capitolini di riagguantare il pareggio e di scavalcare nuovamente il Catanzaro in classifica. Delia di Salerno fischia la fine e scoppia il finimondo. Premesso che i ragazzi di Guerini si devono mangiare le mani per non aver saputo gestire il possesso di una rimessa laterale che poi si è rivelato sanguinoso, è altrettanto corretto ribadire che all'epoca il fischio finale scoccava al 90esimo esatto e quindi il fatto che la gara sia stata chiusa subito dopo la rete dei Romani, giunta dopo un ampio recupero, viene considerato dai calabresi l'ennesimo gesto di premeditazione dopo Bologna per non far salire in massima serie il Catanzaro. In campo e sugli spalti si scatenano polemiche e contestazioni nei confronti del direttore di gara e dei suoi collaboratori, tanto che la terna arbitrale potrà lasciare lo stadio sotto scorta 5 ore dopo il termine della sfida. In precedenza, in spogliatoio, c'è stato un colloquio tra Capitan Palanca e Delia. Orei ha espresso tutte le sue perplessità al direttore di gara in maniera evidentemente troppo accesa, in quanto in settimana arriverà anche la stangata del giudice sportivo che, oltre a multare la società calabrese, squalificherà per 3 giornate il baffuto capitano. Senza il suo imperatore, il team giallorosso trova in Antonio Soda la figura del leader e del trascinatore, in quanto l'attaccante decisivo anche contro l'ostico Barletta. In seguito, alla 34esima, rifila una doppietta al Modena, dopo la rete iniziale di Jacobelli. È una domenica favorevole per i giallorossi perché alla fine della giornata la Lazio e il Catanzaro sono nuovamente appaiate in classifica in quarta posizione. Lo sliding door della stagione per i giallorossi calabresi di biancoazzurri laziali avviene nel corso del pomeriggio del 36esimo turno di campionato. Le lacrime di gioia del presidente leccese Iurlano parlano da sole e sanciscono due eventi che si materializzano al Via del Mare. La vittoria dei pugliesi, che nello scontro diretto proprio contro il team di Guerini, si impongono per 2-0, mentre all'Olimpico la squadra di Fascetti supera senza problemi il Brescia. Una mazzata per la compagine calabra che a 2 giornate dalla fine del torneo si trova a meno 2 dal quarto posto, occupato proprio dai laziali. Il Catanzaro ci prova fino in fondo perché resta una flebile speranza per coronare un sogno. Perché, nonostante lo stop di Lecce, la matematica non ha ancora tagliato fuori i giallorossi. Nelle ultime 2 gare ci sono assolutamente da vincere le sfide contro l'Atalanta ed il Piacenza e sperare in un passo falso dei laziali. Al ceravolo contro i neroazzurri, con una prestazione sontuosa, il Catanzaro si impone per 2-0. Nel primo tempo è Borrello a sbloccare la sfida con un tapin vincente, riprendendo una respinta di Piotti. Nel secondo tempo c'è una firma importante, quella di Palanca. Il suo volo d'angelo vale il raddoppio che chiude il match. Pubblico e giocatori giallorossi spostano quindi tutta l'attenzione sulle radioline, in attesa di notizie da Parma, che arrivano, ma non sono per nulla confortanti, in quanto la Lazio sta vincendo per 1-0 con un gol di Rizzolo. Ma a pochi minuti dalla fine, l'Emiliano Di Nicola riagguanta il pareggio, che viene accolto da un boato anche al ceravolo. L'1-1 del Tardini regala quindi l'ultima domenica di speranza al team e al popolo calabrese. Per andare in Serie A il Catanzaro deve assolutamente vincere in quel di Piacenza e sperare in un pareggio della Lazio per giocarsi un eventuale spareggio promozione o in una sconfitta dei capitolini per sorpassarli in classifica proprio sul filo di lana. In tanti ci credono e l'esodo della tifoseria catanzarese è commovente. Ma non basterà l'ennesimo successo e l'ennesima doppietta di Palanca al Garilli per materializzare il sogno. Il 3-1 dei biancoazzurri contro il Taranto decreta la fine di una favola che per pochissimo non si è trasformata in meravigliosa realtà.
Rimane il rammarico, ma nulla delusione, perché quello che ha fatto la matricola catanzarese è stato qualcosa di epico. Spesso il fatto di non tagliare un traguardo è sinonimo di fallimento, ma non è assolutamente questa la circostanza. Anche se l'esito sportivo è coinciso con un'amara conclusione del torneo, il tutto comunque non cancella minimamente gli sforzi e la tenacia esercitati da una neopromossa che ha fatto soffrire e sudare realtà ben più consolidate e che hanno investito sicuramente budget più importanti rispetto a quello del sodalizio calabrese. Nonostante questo, il Catanzaro ha chiuso la stagione a testa altissima davanti a corazzate come l'Udinese, la Cremonese, il Bari, onorando quindi in tutto lo stivale i colori della maglia che indossava. Non è assolutamente un caso che quella squadra, a distanza di anni, ancora oggi, è ben presente nella mente, ma soprattutto nel cuore, dei supporter giallorossi. Perché, nonostante tutto, nonostante le polemiche e qualche sospetto, per i catanzaresi quel torneo, moralmente, è stato vinto e resta un bellissimo ricordo. Ma soprattutto un viaggio stupendo, per tutte le emozioni positive e le sensazioni meravigliose che la squadra di Guerini è riuscita a trasmettere a un popolo intero. Come diceva il velocista Jesse Owens, non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo.